Francesca Martelli, perché ci sta aspettando con l'onorevole Silvestri del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Che ovviamente ascoltava con interesse il discorso sul reddito, tra l'altro il reddito di cittadinanza che aveva citato anche il Premier Draghi dicendo è una cosa positiva, ma se non funziona invece diventa una cosa negativa. Temete, avvicinandosi al voto, che poi questo strumento che insomma voi avete proposto scompaia? Ma non per Draghi, intanto buongiorno a tutto lo studio e a chi ci sta guardando. Non lo temo per Draghi, lo temo anche rispetto a quello che diceva il collega della Lega. Io credo che debbano mettersi d'accordo nel centrodestra, perché invece la Meloni lo vuole completamente togliere, invece oggi qui in trasmissione sappiamo che va modificato. In realtà il reddito di cittadinanza, come tutti i dati dicono, è una misura sul quale sono state raccontate tante bugie. In primis sul fatto che chi prende reddito di cittadinanza sta su un divano. Io ricordo che la metà delle persone che prende il reddito di cittadinanza è gente che ha un contratto di lavoro e il suo stipendio non arriva alla soglia di povertà e il reddito di cittadinanza interviene solo per integrarlo. È stato detto che è un disincentivo per lavorare sui lavori stagionali. Poi andiamo a vedere i dati e scopriamo che prima del reddito di cittadinanza c'erano 600.000 assunzioni stagionali. Nel 2021 ne sono state fatte 920.000. Quindi c'è qualcosa che non va, non nel reddito di cittadinanza, che comunque è una misura che va completata, perché le regioni non hanno fatto il loro dovere per quanto riguarda la riforma dei centri dell'impiego e quindi va completata, non c'è dubbio. Ma è una narrazione che se l'è presa con le persone che non sono riuscite a trovare un lavoro e che sono state dipinte come persone che stanno sul divano, come non hanno voglia di lavorare, e questa è una cosa profondamente ingiusta per una politica che nel corso degli anni ha prodotto 5 milioni di poveri. Senta Silvestri, ora che si va al voto, che fine fa la vostra agenda sociale? È la nostra proposta politica, il salario minimo, che è un qualcosa di determinante per questo Paese, è una proposta del Movimento 5 Stelle che porteremo a compimento una volta entrati. In questa legislatura abbiamo rispettato i patti con i nostri elettori sul reddito di cittadinanza, lo faremo anche nella prossima legislatura con il salario minimo, perché è una misura fondamentale. Ci sono persone che affronteranno l'inverno e per quello abbiamo messo questi temi sull'agenda di Draghi, che non ci ha risposto. Affronteranno l'inverno con un contratto da 4,60 euro lordi l'ora, penso ai vigilanti, quindi alle nostre guardie giurate e tante altre categorie. Non è possibile andare avanti così. Silvestri, scusi, una misura che porterete a termine una volta entrati, ha detto. Entrati dove? Lei è ottimista sul voto? Assolutamente, normalmente le proposte si portano avanti in Parlamento. Mi lasci dire solo un'altra cosa, è stato detto sempre sui stagionali. Guardate che il problema della manodopera è un problema che in queste settimane hanno avuto anche Spagna e Francia, ma il governo, quando ha convocato le parti sociali, non se l'è presa con il reddito di cittadinanza, ha chiesto con una proposta di detassazione alle categorie di alzare gli stipendi. Quindi è questa la questione. Noi contiamo che la nostra proposta sociale ed economica, basata sui 9 punti e su tante altre nostre proposte, ci permetterà di rientrare e avere la forza di portarle a termine. Senta, mi dici solo una cosa, come la mettiamo con il doppio mandato? Perché ieri Grillo è stato tranchant, ha detto che quella è la vostra faro nella neve, insomma non si cambia, è così, perdete un sacco di big, Chi la fa la campagna elettorale? Le persone che hanno contribuito alla storia del Movimento 5 Stelle rimarranno e rimarranno per aiutare, daranno il loro contributo. La regola del secondo mandato è stata affrontata, il discorso si è chiarito, si è chiuso. Mediaticamente vogliamo spostare il dibattito non nel secondo mandato ma nelle nostre proposte. Quindi è un tema secondo noi esaurito. Non è che poi spuntano delle deroghe all'ultimo minuto? Io credo che Beppe Grillo è stato chiaro, non so, penso si sia confrontato anche su Conte, però non è un problema di secondo mandato. Ma le decisioni le prende mandato. Beppe Grillo o Giuseppe Conte, Silvestri? Non l'ha presa normalmente Grillo. Normalmente le prendono insieme. L'ha presa Grillo, mica l'ha presa Conte. Conte voleva dare le deroghe, si parlava di un pacchetto di deroghe ampio 10-15 e a un certo punto Conte, disperato, gli aveva chiesto un pacchetto di mini deroghe, cioè solo 5, tra cui c'era Fico, la taverna, i suoi fedelissimi, no? E non gli è dato manco quelle, cioè ha deciso Grillo per Conte, anche perché Grillo detiene
la proprietà del simbolo del 5 Stelle. Questo è il retroscenista di Ettore Mario Colombo che viene a galla. Lo sento che è un retroscenista. Il problema è che Conte non era disperato. Conte è molto forte sui temi politici. Grillo è il garante del Movimento 5 Stelle, quindi è normale che intervenga sui principi. La proposta politica invece è una cosa che riguarda il Presidente Conte. Mi sembra che le posizioni siano chiare e che non ci sia nessuno di disperato per il secondo mandato, siamo molto concentrati sui temi. Disperato nel senso che voleva salvare alcuni. Fatemi andare da Fabio Dragoni, che a te...